Giorgio Bartolucci, a soli 40 anni, hai portato la prima stella Michelin in Ossola, è una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione, è anche un prestigio e quindi anche poi il dovere di doverla consacrare, doverla mantenere, anzi dover credere a puntare a due stelle invece che a una. Ecco, qual è stato un po' il tuo percorso che ti ha portato ad arrivare fino qui oggi? Il percorso comincia nelle scuole alberghiere, la scuola alberghiera di Domodossola e successivamente l'Istituto Maggia di Stresa. Il passaggio è prima negli alberghi della zona, facendo gli stage quando ero ragazzo, quando ero un ragazzo giovane, e successivamente attraverso i grandi alberghi della Costa Smeralda e della Svizzera, e per arrivare fino in Francia, dove credo di aver migliorato la mia preparazione, di averla ripulita e anche di averla perfezionata. Successivamente, dopo Parigi, il viaggio continua attraverso le Antille francesi, i Caraibi, e per rientrare poi in Italia a Portofino e successivamente al Piccolo Lago, dove ho avuto come maestro Marco Sacco, e poi qua a casa mia, a Domodossola, all'Eurossola. Ecco, si può dire che hai un piatto di battaglia? Ma piatti, io sono una persona, uno chef che segue molto le stagionalità dei prodotti, quindi contro tutto e contro anche a volte la mia famiglia che mi dicono di mantenere dei piatti storici, preferisco sempre rivedere la carta in base ai prodotti di stagione rifacendo i piatti, perché il mio lavoro mi diverte e mi annoio un po' a fare sempre le stesse cose. Poi credo che il cliente, siccome abbiamo molti clienti che sono qua della zona e vengono spesso, è anche giusto che trovino qualcosa di diverso per provare delle nuove sensazioni, dei nuovi sapori, e quindi mi piace alternare i gusti. Ho letto da qualche parte che i prezzi dell'atelier non sono stati poi più di tanto ritoccati. Allora, questa è una domanda frequente che mi fanno che, in tanti. Magari se puoi spiegare. No, come credo che i prezzi vadano aumentati se chiaramente nel piatto vengono aggiunti dei prodotti di una certa qualità e di un certo costo, di conseguenza anche quel piatto andrà a aumentare, ma non vedo perché la conseguenza di una stella debba andare a aumentare il costo di un piatto, di un menù. Quello senz'altro no, i prezzi rimarranno uguali, chiaramente come ho detto se verranno aggiunti delle cose più costose aumenterà il prezzo del piatto, ma non tutti i piatti. E l'altra cosa che quello che ci tengo a dire è che non è il fatto di avere due tavoli, due che pagano dei prezzi molto alti che ti porta al successo. Il successo te lo porta avere il ristorante pieno e che la gente esce e ritorna. Questo è fondamentale. Che cosa cambierà?